Siamo con Matteo D'Andrea che ci spiega un pochino che cosa sta accadendo in questa conferenza stampa, quali sono le vostre preoccupazioni? Dunque, questa conferenza stampa è nata appunto in seguito all'eliminazione della legge per il rimborso sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La nostra preoccupazione principale è soprattutto che abbiamo paura che si inizi da qui una serie di tagli che poi porterà a una situazione ancora più pesante nei nostri confronti. E la legge sull'abbattimento delle barriere è una legge principale, che sono tanti anni che è stata istituita, e togliere questa legge per noi è come un colpo in più, insomma. Allora, la vostra protesta è rivolta alla regione o è anche rivolta al governo centrale? La nostra protesta è soprattutto rivolta alla regione perché la legge era regionale, ma anche verso il governo centrale che comunque nelle nuove finanziarie non ha mai previsto un piano di miglioramento delle condizioni della vita dei diversamente abili e del sociale in generale. Un'ultima domanda è lo stato di mobilitazione, in che cosa consisterà? E questa mobilitazione, venerdì ci sarà una manifestazione sempre qui in regione, dove porteremo delle sedie a rotelle per far sedere i membri della giunta regionale per far provare le difficoltà che proviamo noi tutti i giorni nel muoverci nella città, nelle nostre abitazioni, eccetera. Poi a giugno ci sarà un sit-in di protesta, però questo è ancora da concordare la data, e queste sono le due principali attività che svolgeremo.